Riprendiamo la linea dal comunale di Lioni per il secondo tempo della gara tra Di Cecilia Macchine Agricole e D'Acciuntaglio contro Autoline e Peugeot. Primo tempo che si è chiuso con il risultato di 1-0 in favore di Autoline e Peugeot per lo sfortunato autogol del portiere D'Andrea, che su un calcio d'angolo di Santoro Achille si è praticamente deviato il pallone alle proprie spalle, sbloccando così il risultato. Tutto pronto per l'inizio della ripresa, abbiamo detto gara gradevole, il primo tempo è stato giocato bene dalle due squadre. Ci aspettiamo una ripresa dello stesso livello. E si riprenderà con il calcio d'inizio battuto da Autoline Peugeot. Perna Pierangelo, Di Filippo, gioca su Antoniello, pallone in avanti, poi Garofalo solo per un attimo, alla fine recupera Romito, serve Santoro Michele, allarga il gioco su De Simone, cambia gioco dall'altra parte per Squarciafico, che lascia rimbalzare la sfera, dandola però di fatto solo per un attimo ai giocatori di Autoline. Poi Caponigro, d'esterno in avanti, bravo, su De Simone, bella la fine di Simone, rientra e la grande conclusione, bravo, bellissima giocata di De Simone. È davvero interessante il numero 13 di Cecilia D'Acciuntaglio, ottimo questo spunto del numero 13 in maglia azzurra, che si candida anche per il posto di migliore in campo. Antoniello in avanti per il numero 10 Todisco, che è in posizione di offside, batte il calcio di punizione. Palla Cibellis, il suo tocco però non raggiunge nessun compagno, ancora un ottimo recupero di De Simone che dà una mano anche ai suoi a metà campo. Bravissimo. Poi... bravissimo davvero, si conferma uno dei migliori, grande giocata quella di prima, una buonissima conclusione dalla distanza, sta abbinando davvero quantità e a qualità. Bravo. E palla in fallo laterale per Autoline Peugeot, batterà il numero 13 Matteo, che è l'incaricato della battuta di questo fallo laterale. In avanti, fermato Granato, poi Caponigro, Squarciafico, ma recupera la sfera Perna, Pierangelo, Di Filippo, all'indietro ancora su la pinna, poi alla fine Santoro, all'indietro Paolercia, ancora sulla pinna, in avanti la pinna con un lungo lancio su Gioino, che va in contrasto con Perna Pierangelo e alla fine riesce a guadagnare il calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della ripresa. Vediamo se riesce a sfruttarlo al meglio. Battuto questo calcio d'angolo, Mainolfi allontana con i pugni, poi Santoro, il tiro deviato, palla che rimane ancora lì, pericolosa nell'area. Alla fine Caponigro, Santoro, batti e ribatti. Cibellis, spazio ancora per la penna, il suo cross è messo sul fondo, ma l'ultimo tocco è ancora di la penna. Bravo e fortunato in questo caso Perna, che è intervenuto alla grande sulla penna, poi ha trovato il rimpallo proprio sullo stesso la penna, che quindi ha permesso la rimessa dal fondo per la formazione d'Autoline. Cassano, Caponigro,
Caponigro può allargare ancora per De Simone, De Simone entra in area, supera un avversario, De Simone poi il suo passaggio al centro e la chiusura precisa di Popolo. Una spina nel fianco costante quella di De Simone, che sta facendo ferro e fuoco sulla fascia, già è la seconda occasione che riesce a saltare l'uomo e arrivare sul fondo, bravissimo il ragazzo. Ma anche per struttura fisica andare contro Antoniello, che è un po' più longilineo, ha vita facile il numero 13. È vero, bravo. Lui è un brevilino, rapido. Battuto il calcio d'angolo, la pinna, tenta un dribbling, viene chiuso e fermato in fallo laterale. Ancora in avanti la formazione di Di Cecilia da Centaglio alla ricerca del pari. Lancio lunghissimo con le mani, poi un colpo di testa all'indietro e pallone che finisce in calcio d'angolo. In questo momento il forcing iniziale in questo secondo tempo della formazione in maglia azzurra di Cecilia e da Centaglio. Altro calcio d'angolo. Sul secondo palo arriva ancora la penna che schiaccia di testa, buona la risposta di Mainolfi e ancora calcio d'angolo, si rimane lì in attacco. Angolo battuto, ora la penna. Di testa ancora la penna, l'ultimo tocco però è suo. La penna e De Simone decisamente migliori, stanno spiccando su tutti. La penna che si sta facendo sentire anche in area di rigore, seppur un difensore centrale. Buona la sua prestazione, ma confermiamo ancora le buonissime sensazioni che abbiamo avuto da De Simone già dall'inizio della partita. E ancora la penna, alza un campanile, interviene Squarciafico, palla che ancora rimane lì, poi è il numero 7 desiderato. Pallone da quest'altra parte per la corrente numero 14 di Paolo Pierluigi, ancora De Simone in chiusura. Gamba tesa in gioco pericoloso di Perna Pierangelo, che viene ammonito dall'arbitro. Poi si spiega con Caponino, ma intervento più che inutile, scomposto su Caponino, non è successo nulla di grave. È primo ammonito del match, giallo ovviamente meritatissimo, brutto intervento al centrocampo. Punizione battuta lunga e allontanata ancora la difesa di Autoline Peugeot. Attenzione. Caponigro. Bello. Buono il lob in avanti per l'inserimento di Santoro Michele. Ottima l'intuizione di Caponigro, ha visto l'inserimento di Squarciafico. Si trattava di Squarciafico. Adesso molto bene la formazione blu di Cecilia del Centaglio, sta cercando a tutti i costi il gol, andandoci comunque spesso vicino. Ha avuto, ricordo, l'occasione prima con De Simone, poi il colpo di testa di La Penna, dove ha risposto bene Mainolfi in entrambi i casi. Gioco fermo, calcio di punizione, ha subito fallo Caponigro. Calcio di punizione da una zona interessante. Vediamo quale soluzione sceglierà Di Cecilia da Centaglio. Di Cecilia tutta riversata davanti, non resta nessuno sul centrocampo, solo Squarciafico che resta sulla tre quarti, tutti in avanti alla ricerca del pari. Batte Romito questo calcio di punizione, cercherà la testa di un compagno. Vediamo, occhio alla pinna, batte Romito, gioco fermo però. Ancora bravo Mainolfi nell'uscita, fischiato forse un fuorigioco, è sembrato, ha dato le mani l'arbitro.
ma pressione costante della formazione di Cecilia da Ciuntano. Pallone calciato lungo, Squarciafico interviene di testa, Santoro Michele, ma ancora Matteo a chiudere con un intervento determinato e fallo laterale, Squarciafico con le mani su Santoro Michele, chiuso, ancora però Squarciafico per darci un taglio, pallone all'indietro giocato su D'Andrea che va ancora su Squarciafico, attenzione in questo palleggio, poi alla fine sbroglia tutto Paolercia che affida il pallone a Cibellis. Cibellis in avanti su Gioino, ma chiude ancora Di Popolo, poi Antoniello di testa, Paolercia ha subito però fallo, Paolercia. De Simone allarga su Caponigro, Caponigro il dribbling è secco, fermato poi Perna, Pierangelo in avanti, pallone lunghissimo su Santoro Achille, D'Andrea controlla che il pallone finisca fuori, poi l'arbitro ferma il gioco, c'è un richiamo verbale alla panchina di Autoline Peugeot. Ha sentito qualcosa di troppo l'arbitro Avena. Autoline in grandissima difficoltà in questo momento, non riesce più a ripartire, a creare e a superare la metà campo. Batte Paolercia la rimessa dal fondo, Granato, occhio Di Filippo, allarga per Di Paolo, Pierluigi, il cross al centro, attenzione, la lascia passare Paolercia, poi D'Andrea con un guizzo, bravo qui D'Andrea, palla che è sbucata all'improvviso. Santoro, Santoro Michele in avanti, il suo pallone però è fermato, è messo direttamente in out con le mani, Squarciafico, ancora Squarciafico, cambia gioco da quest'altra parte, ma è l'intervento di testa di Antoniello, poi Cassano su Santoro Achille che si ferma, poi Paolercia chiude bene, attenzione, e fa ripartire l'azione d'attacco, buon pallone, peccato leggermente lungo per Santoro, poca sensibilità nei piedi di Paolercia, questa è stata un'altra grandissima occasione, Santoro che era liberissimo adesso al centro dell'attacco. Sì, ma adesso ha veramente difficoltà a salire la formazione di Autoline Peugeot, che comunque è avanti di un gol, ricordo l'autogol di D'Andrea nel primo tempo, Romito fallosamente su di lui, l'intervento di un avversario e calcio di punizione. Sale ancora tutta la formazione di Cecilia da Centaglio, da ripetere l'esecuzione di questo calcio di punizione, alla battuta c'è il numero 6 La Penna, palla su Gioino che ha commesso fallo. E quindi ancora calcio di punizione per i Granata di Autoline Peugeot. Si incarica della battuta Perna Pierangelo. Ammonito Santoro per proteste. Altra ammonizione, questa volta Santoro Michele. Si perde un po' di tempo. Alla fine però compagni di squadra che vanno a calmare Santoro e si riprende finalmente con Perna Pierangelo che va al rinvio lungo,
Cibellis, pressato da Santoro, viene fuori bene Cibellis in questa situazione. Ha subito anche il fallo, quindi si è ripreso con il calcio di punizione già battuto. Scambiano ancora i due centrali difensivi di Cecilia e D'Accintaglio. Alla fine allargano ancora il gioco su Cibellis. Buona! Poi il passaggio in avanti su Gioino, largo, mette d'esterno al centro, una deviazione, poi palla che giunge a Santoro Michele. E questa volta fallo di Cassano e calcio di punizione. Non cattivo, forse in ritardo, ma non certo. Cattivo il fallo di Cassano. Fallo. E fermo un'occasione. Una probabilissima occasione da vediamo, gol. Adesso, attenzione. Questo calcio di punizione. La battuta c'è. Sul pallone c'è Caponigro. Discute chi deve battere la punizione, si allontana. Alla fine va Santoro Michele, che è il giocatore che ha subito il fallo, nutrita la barriera di Mainolfi. Il giocatore più tecnico della squadra, Santoro, può provare. Vicino c'è anche la penna. Santoro la gira, bella la punizione che si abbassa, ma non di tanto per beffare Mainolfi, che era sul pallone, sì. Sì. Bella esecuzione, sì, di Santoro Michele, ma si riprende. Possiamo dire 15 minuti di marca bianco-blu, pressione costante. Ripeto, c'è un po' di difficoltà adesso nella squadra, sì, di Autoline e Peugeot a imbastire un'azione d'attacco, ma anche a ripartire. Si affida a lanci lunghi non mal riusciti e ne approfitta in questo momento D'Accintaglio, che sta giocando una buonissima gara, un ottimo secondo tempo, gli manca solo il gol. Caponigro si appoggia su un compagno, poi ancora squarciafico che mette in avanti. Ma se no, si tratta di Rojas, il numero 11 di Cecilia D'Accintaglio, che ha preso la posizione di esterno destro basso ed avanzato, quindi il raggio d'azione squarciafico. Attenzione, attenzione, Santoro ha lasciato scorrere il pallone, che però si è persa ancora sul fondo. Battuta dalla rimessa verso Rojas, che avanza, dà in profondità, poi pallone che giunge a Santoro Achille, si gira, aspetta che arrivi qualche compagno, si accentra, poi cambia ancora gioco, ma pallone ancora messo in fallo laterale. Batte il fallo laterale desiderato, gioca su Santoro Achille, tallonato da un avversario, riesce a guadagnare il calcio d'angolo. Salgono le torri di Autoline Peugeot, numero 4 di Popolo e Antoniello. Battuta al centro, lo stacco, ma ferma tutto Avena. C'è calcio di punizione in favore di Cecilia, macchine agricole, dacci un taglio. Occasioni da sfruttare queste per quanto riguarda Autoline, trova grandi difficoltà nell'imposta relazione, palle inattive che potrebbero rivelarsi importanti per creare qualcosa di decisivo. Romito, serve Cibellis, un po' di spazio, poi un buon cross sporcato da Perna Pierangelo, che ammorbidisce il pallone
recuperato da Mainolfi e rilanciato dallo stesso su Santoro Achille. Ancora fallo da dietro subito da Santoro Achille, lontano però dalla porta di D'Andrea, di Paolo Pierluigi. Mette in mezzo, pallone che sfila e recuperato da D'Andrea, che ha fretta di rimettere in gioco. Paolo Ercia avanza, guarda il movimento di De Simone, non riesce a servirlo, poi buca l'intervento Antoniello, Pierangelo in seconda battuta, Pierangelo Perna, attenzione, palla squarciafico che calcia un attimo di indecisione nella retroguardia di Autoline Peugeot. Qui Perna che rilanciando ha ribattuto su De Simone, che ha liberato involontariamente a squarciafico, buona occasione, calcio d'angolo che andiamo a seguire. Allora stavolta basso, allontana ancora la difesa di Autoline Peugeot. Allora è giocato lungo, interviene Cibellis e serve De Simone, stavolta non felice il controllo, ma recupera squarciafico Santoro Michele. Bravo. Ancora squarciafico, Santoro Michele rimane a terra, ha subito un fallo, squarciafico tiene il possesso della palla, si allarga, si lancia sulla destra, mette un buon cross. Bravo, c'è una deviazione, calcio d'angolo e c'è anche un giallo. Cassano per il fallo di prima su Santoro. Per Cassano che si becca un cartellino giallo. Ottima la percussione di squarciafico che va a guadagnarsi un ottimo calcio d'angolo. Spinge sempre di più la formazione di Cecilia da Cintaglio. Si ribatte. Gioco fermo, si deve ribattere il calcio d'angolo. E vediamo, tutto è pronto. Si batte il calcio d'angolo di testa! Oh. Ottima la scelta di tempo di La Penna. Palla che finisce alta, ma ancora un'occasionissima per Di Cecilia, dacci un taglio. Ancora La Penna pericolosissimo, come l'occasione di qualche minuto fa, sempre sul calcio d'angolo dove è stato bravo Mainolfi. Prima ha colpito sul secondo palo nella prima occasione, questa volta invece ha svettato di testa. Di poco alto però il colpo di testa del difensore centrale della squadra in maglia azzurra. Cibellis buca l'intervento, attenzione, poi fallo però a favore di Cecilia, dacci un taglio, già battuto il calcio di punizione. Santoro in avanti, pallone recuperato però da Antoniello, attenzione, che allunga attenzione. La sfera, poi D'Andrea blocca a terra e fa ripartire subito i suoi, cerca di guadagnare ancora tempo Romito. Gioino, l'anticipo secco di Antoniello, poi Santoro Achille con un fallo, Gioino e cartellino giallo per questa spallata, ammonito Gioino. Si allunga nel secondo tempo la lista degli ammoniti. Non convintissimo del fallo, per niente, per l'ammonizione. Sembrava essere aver preso il tempo di Filippo Gioino. Alla battuta del calcio di punizione c'è Perna Pierangelo. Pallone verso la porta, D'Andrea blocca e dà a Cibellis. Romito, palla morbida in avanti su De Simone, la tiene in capo De Simone, ma la chiusura ancora di Perna, preciso e puntuale, e chiusura in fallo laterale. De Simone che da qualche minuto a questa parte è scomparso un po' dai radar dopo un ottimo inizio di secondo gli stanno, tempo. Gli stanno prendendo le misure, sì, nella retroguardia. E vediamo, si riparte con Caponigro in possesso di palla, gioca all'indietro per Paolo Ercia. Cambia gioco Paolo Ercia su squarciafico, stop di petto di squarciafico, palla che arriva a Santoro Michele che si gira
è chiuso però da due giocatori, tenta la giocata in mezzo a tre, non ci riesce, riparte Santoro Achille, subisce fallo. Bravo. Santoro Achille e calcio di punizione preziosissimo, il lavoro di Santoro Achille che sta permettendo ai suoi comunque di venire fuori dalla propria metà campo, visto che non ci sono riusciti per buona parte dell'inizio di secondo tempo. Svirgola clamorosamente però questo pallone Paolo Ercia, regalando di fatto il calcio d'angolo alla formazione in maglia granata. Calcio d'angolo che nel primo tempo ha regalato il vantaggio agli uomini di Autoline Peugeot. Gioca che però è fermo, ha visto qualcosa in area l'arbitro e quindi da ribattere ancora il calcio d'angolo. Batterà lo stesso numero 11 Santoro Achille, battuto sul portiere D'Andrea che interviene, poi allontana Cibellis, ancora in fallo laterale, sprecato però questo fallo laterale, pallone regalato, poi perna Pierangelo, il suo rinvio che finisce in rimessa dal fondo che batte lo stesso D'Andrea, gioca palla a terra su Cibellis, Romito, ancora trova un corridoio Romito per De Simone, controlla perna Pierangelo che non gli lascia più spazio però al numero 13 di Cecilia da Cintaglio. Sembra aver deciso di prenderlo lui, di dire basta. Ma in seconda battuta, preferisce andare in seconda battuta, sulla prima c'è sempre Antoniello, lui perna ha deciso di andare in chiusura sempre su De Simone. Dall'altra parte Santoro Achille si perde il pallone, palla che alla fine c'è spazio, è per la penna, scivola la penna, poi attimo di indecisione, Santoro di sponda all'indietro, rischiosissima questa giocata, recupera infatti il pallone, non c'è fallo, si prosegue, tensione, fase poi un poco confusa di gara, dice basta desiderato che sparacchia via. Ancora D'Andrea, gioca con i piedi, ancora una volta Romito ad impostare, Cibellis avanza, segue il passaggio a De Simone, cross però in una zona di campo dove non ci sono casacche azzurre e quindi palla fuori, Mainolfi lascia il rinvio dal fondo a Di Popolo. Santoro Achille chiuso ancora da la penna, Romito mette in verticale il pallone per Gioino che si aiuta ancora con il fisico fallosamente, questa volta però si è vista la spallata e c'è, eccolo qui, il doppio giallo, Gioino va fuori, sì. Si è beccato il doppio giallo nel giro di pochi minuti, espulso, proteste tra l'altro inutili secondo me per il numero 10 che si è visto praticamente fallo apparso netto, ingenuo, e danneggia i suoi lasciando i
lasciandoli in 10. Il Genoa in questo modo continua a protestare, insomma, è stata cercata l'espulsione che si è andata a cercare. La pena che adesso è passato davanti. Vabbè, visto che ormai ha poco da difendere. Sì, infatti. Preferiscono rischiare qualcosa e magari chissà. Fallo al centrocampo. Ancora di Santoro Michele su Cassano. Di Popolo. Intervento di Squarciafico che avanza, serve compagno sulla destra. Mastro Giacomo che rientra da Santoro Michele. Palla a Caponigro ancora per Santoro Michele, la conclusione un po' strozzata sul nascere, la conclusione di Santoro Michele, ma buono lo scambio tra i due al limite, e con tutta la calma di questo mondo Mainolfi va a posizionare il pallone per il rinvio dal fondo e c'è, eccolo qui il giallo, se l'è un po' cercato questo giallo Mainolfi, che va però a protestare. Ammonito Mainolfi per perdita di tempo. Mainolfi che continua nella protesta. Attenzione perché l'arbitro torna lì. Attenzione. Non capisco, sinceramente. Vabbè, gioca con il cronometro, visto che i suoi sono in vantaggio. Sta rischiando, insomma, l'arbitro ha il cartellino fallo, o meglio, ha iniziato ad ammonire. È stata anche un'espulsione. Rischia comunque Mainolfi perché, insomma, la va a prendere, anche se credo abbia tutte le ragioni del mondo, perché è andato a prendere la palla come è successo anche nelle altre occasioni, quindi certo la partita comunque volge al termine, quindi. Rinvio effettuato in questo momento, palla in avanti per Santoro Achille che non potrà mai raggiungere il pallone. D'Andrea blocca e va al rinvio. Cassano però di testa, Paolercia, corre in avanti però la formazione in maglia azzurra con la penna che adesso staziona fisso in avanti, ha lasciato la posizione in difesa. Siamo giunti al trentesimo. E trentesimo, sempre 1-0 in favore di Autoline Peugeot su Di Cecilia, macchine agricole da Cintaglio, e ricordo l'autogol del portiere D'Andrea nel primo tempo. Attenzione, situazione di pericolo adesso per Di Cecilia da Cintaglio con il numero 17 De Marco, il tiro cross. Definiamolo tiro cross che finisce tra le mani di D'Andrea che fa subito ripartire De Simone. De Simone si lancia e serve Caponigro tiene il pallone, si accentra, tocca corto con Santoro, poi alla fine Di Popolo, la penna, Mastro Giacomo per Romito, cambia gioco pescando bene ancora De Simone. E Simone, poi Antoniello che però sulla palla alta si fa valere. Romito gioca sulla destra per Mastro Giacomo, non felice il suo aggancio, no, non riesce a tenerla in campo. Poi il pallone in avanti, attenzione Santoro Achille, l'uscita decisa. Bravo. Questa volta intelligente di D'Andrea. Bravissimo, si chiude bene. Cassano, avanza Cassano, è chiuso da Squarciafico che serve ancora De Simone. De Simone in avanti su Caponigro, tiene palla a Caponigro pressato da Antoniello, poi cambia gioco Squarciafico però non riesce a trovare Di Simone, ci prova Cibellis allora che dà continuità all'azione solo per un attimo, subisce il fallo di Popolo e calcio di punizione battuto da Romito. No,
l'arbitro afferma tutto, tutto da rifare. Furbo in questo caso, lui ha provato la battuta rapida sfruttando la dormita della difesa dell'autoline, e si batterà questo calcio di punizione sempre ruvido sul punto di battuta. Affretta ancora i tempi la squadra di Cecilia, dacci un taglio. Vuole provare la conclusione direttamente, sì, porta Mastro Giacomo. Mastro Giacomo. Tre uomini in barriera per Mainolfi. Vuole provare la rincorsa di Mastro Giacomo, conclusione raso a terra, però alla fine allontana la difesa, squarciafico il suo tocco, però è in fallo laterale. Perna Pierangelo con le mani, De Simone di testa mette ancora in fallo laterale. Di testa Cibellis mette ancora fuori. Di Filippo. Occhio che prova. Di Filippo fermato. Controlla questo con le mani. Sì, si è controllato con le mani, quindi calcio munizione Romito. In avanti per Caponigro, ma pallone impreciso, alla fine allontana ancora una volta la difesa di Autoline Peugeot d'Andrea. Serve subito squarciafico. Santoro Michele. Poi Paolo Ercia che avanza e gioca lungo. Bravo Perna. Ancora Perna dietro. Alla fine allontana con decisione e recupera il pallone d'Andrea che serve immediatamente Paolo Ercia. C'è un taglio che non ha risentito minimamente del lui in meno, anzi sta continuando ad attaccare, però qui spreca. E adesso anche un po' la fretta di voler recuperare il risultato, il tempo è sempre meno. Mainolfi al rinvio. Cibellis, squarciafico ancora Cibellis, gli carambola il pallone addosso e finisce involontariamente, però per servire un avversario. Palla al centro, chiusura e si riparte con Romito. Romito in avanti su Caponigro, ha un po' di spazio, possono ripartire. Santoro Michele allarga il gioco sulla destra per D'Amelio. D'Amelio rientra ed è fallo laterale, battuto ancora verso Romito. Santoro Michele riesce a tenere palla e a servire la penna. Cross troppo morbido, però palla ancora recuperata da squarciafico. Alla fine pallone ancora nella metà campo però di Autoline Peugeot. Squarciafico, sì, la giusto. Spinta di Santoro Achille, calcio di punizione in favore degli azzurri di Cecilia, e dacci un taglio. Comunque ancora gradevole la gara, possiamo dirlo. Attenzione. Squarciafico in avanti di testa, Antoniello ha subito la spinta. Gradevole perché la formazione del centrale di Cina non smette di attaccare, ovviamente deve trovare il gol del pari assolutamente. Ripeto, si gioca tanto, quindi da rivedere un po' comunque la prestazione di Autoline nel secondo tempo. Non è riuscito ad attaccare, non è riuscito a creare grattacapo alla difesa della squadra avversaria. Poteva fare molto meglio in questo secondo tempo. Molto meglio la formazione avversaria. Ricordo che sono anche con la superiorità numerica. C'è stata l'espulsione di Gioino per doppia ammonizione tra le fila di Cecilia. Dacci un taglio. Di Cecilia, dacci un taglio che usufruisce di questo calcio di punizione. Siamo qualche metro
spostati sulla destra. Molto probabilmente ci sarà un pallone in mezzo, tutti dietro, rimane in avanti solo Santoro Achille. Controllato a distanza da Squarciafico, ma sono tutti nella metà campo di Autoline Peugeot. Battuta la punizione direttamente in porta, ci prova ancora, palla che giunge, attenzione, che golone, un grande gol, il pareggio di La Penna. Sulla conclusione proteste, ma il gol ci è sembrato regolare. E che gol, è un grandissimo gol quello di La Penna, che riporta la situazione in parità 1-1, e manca poco alla fine della gara. 1-1 che è arrivato con Di Cecilia e Dacci un taglio in inferiorità numerica. 1-1. Gol che è arrivato negli ultimi 5 minuti prima del 45esimo. La Penna che era passato in avanti per sfruttare la sua. Attenzione adesso però. Dicevi Carlo, sì, dicevi. Sì, La Penna che è passata davanti dopo l'espulsione, anche per sfruttare la sua fisicità, la sua buon momento di forma. Grande gol, davvero attaccante, incredibile, la girata in aria. Davvero gol di alto fallo, livello. Fallo di Antoniello su Caponigro. E calcio di punizione, adesso ci crede addirittura la formazione di Cecilia Dacci un taglio. Fuori ritmo la formazione Autoline, in confusione, non riesce a ripartire, anzi partita davvero di grandissima generosità e cuore da parte della formazione di Cecilia. Ha preso anche coraggio, sì, la formazione in casacca blu. Cibellis, attenzione. Rischia, poi Squarciafico, altro rischio, attenzione. Poi Santoro Achille. Adesso siamo entrati nella fase di confusione. La classica fase di confusione. Ma si gioca. Paolo Ercia lascia Romito. Attenzione. Il suo passaggio è fermato da Cassano, che fa ripartire, attenzione, i suoi. Crampi. Ancora Perna Pierangelo, rimane a terra e sportivamente Perna Pierangelo si ferma. Crampi per Paolo Ercia al centro del campo. Buona prestazione anche di Paolo Ercia comunque, soprattutto nel secondo tempo in cui sì, hanno rischiato ben poco, però sempre precisi. Per il giocatore che ha spaccato la partita è stato La Penna. Dopo la scomparsa al campo di Simone, che si è visto pochissimo negli ultimi 20 minuti, La Penna è stato costante, una prestazione davvero importante, condita da un gol straordinario in Ciratina. Gioco fermo. E si dovrà riprendere con il fallo laterale. No, il possesso. Possesso di palla che viene lasciato alla formazione di Autoline Peugeot. Tocco di Caponigro per il portiere Mainolfi. Ad impostare Di Popolo. Poi la conclusione improvvisa dalla distanza di Granato. Poca convinzione, provato il gol dell'anno, una distanza considerevole, provato a beffare. Comunque le proteste di Mainolfi per una presunta posizione di offside che poi Tony Romagnoli alla regia e al montaggio ci svelerà e ci darà comunque maggiori certezze sul gol del pareggio di La Penna. Santoro Achille in avanti per
Di Filippo fermato, palla ancora in out. Sono mancati diversi giocatori da Toran, tutto disco Di Filippo, prestazione sottotono da parte di questi elementi che comunque di maggiore spicco hanno causato comunque fallosamente Santoro Michele. Questa era un'occasione, questa salgono le torri, come ormai è successo durante tutto l'arco della partita. Vediamo ultime occasioni, ci sono Antonillo e Di Popolo che si sono spostati nell'area di rigore di Cecilia e dacci un taglio. Stiamo a vedere che succede. Batte Perna. Batterà Perna. Perna Pierangelo. Palla al centro, un colpo di testa però di un difensore di Cecilia. 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero, altri 5 minuti di gara per entrambe le squadre per poter portare a casa la vittoria. Di Paolo Pierluigi sui piedi di Romito, che può imbastire l'azione d'attacco. Squarciafico si lancia sulla sinistra, Squarciafico inseguito da Di Paolo, poi si tratta di calcio d'angolo. Bravo Di Paolo qui, bravo anche Squarciafico comunque. Chiusura perfetta con i tempi giusti, ancora la scivolata di Paolo Pierluigi su Squarciafico che si era lanciato. Poi attenzione, attenzione, Caponigro, Caponigro da Santoro, il tiro ribattuto. Non accusa il fatto di essere uno in meno la formazione di Cecilia, dacci un taglio. Grandissimo secondo tempo comunque, veramente grande prestazione della formazione maglia blu, autoritaria anche dopo l'espulsione, niente da dire, squadra che meriterebbe la vittoria per quanto si è vista in questo secondo tempo. Santoro si gira alla conclusione, svirgolata da Santoro Michele. E palla in fallo laterale, con le mani Antoniello a rimettere in gioco, poi all'indietro Di Paolo Pierluigi su Mainolfi, va in pressing Caponigro e mette un po' in difficoltà, poi esce bene però Di Popolo che dà in avanti per Granato. Avanza, ottima la chiusura di Squarciafico, poi ancora Di Paolo Pierluigi, scambia con Granato, il tocco di Granato non raggiunge Todisco. Anche Squarciafico nel secondo tempo ha fatto una buona gara, non benissimo nel primo, ma nel secondo tempo è sì, sono fatto d'accordo, molto meglio, sono molto d'accordo. Meglio. Sia in fase di spinta che in fase difensiva. De Simone batte il fallo laterale su Caponigro, poi Romito chiuso da Antoniello, possono ripartire, no, poi ancora Squarciafico che si lancia in avanti da un buon pallone. De Simone non era partito questa volta, quindi Mainolfi controlla, serve Perna Pierangelo. Ultimi momenti di gioco. In avanti c'è il fischio dell'arbitro, applausi per i 22 in campo, è stata una bella partita, alla fine è 1-1 tra Di Cecilia, Macchine Agricole, Dacci un Taglio e Autoline Peugeot. Carlo, 1-1. Bella gara, stasera abbiamo visto un'ottima gara, davvero gradevole, si è giocato come detto anche al primo tempo un bel calcio, secondo tempo è stato un dominio veramente della formazione di Cecilia, Dacci un Taglio, abbiamo visto però ottimi elementi in campo, parlo di De Simone, parlo La Penna che ha realizzato un gol straordinario primo tempo, ma anche Romito comunque molto ordinato a centrocampo, sì, è piaciuta molto a me la gara del numero 4 di Cecilia Dacci un Taglio, sempre ordinato, molto preciso. Verissimo, sono state davvero belle giocate, una bella partita, niente da dire, questo è un bello spettacolo, 1-1 che alla fine ci può stare, ma qualcosa da recriminare la formazione, e dacci un taglio di Cecilia, comunque pareggio che
accontenta entrambe, diciamo, le squadre. Pareggio giusto, tutto sommato, possiamo dirlo. Bene, per stasera è proprio tutto, diamo la linea alla regia a Toni Romagnoli, che lo ringraziamo, e l'appuntamento per la prossima gara del torneo delle ditte Città di Lioni, edizione 2015. Buonanotte da Antonio Di Martino e Carlo Di Martino. Ciao.